Uno degli eventi più drammatici della New York degli anni 60 fu la costruzione del World Trade Center. La progettazione e la costruzione avrebbero richiesto anni e l'impegno di migliaia di persone. Un progetto di queste dimensioni creava sfide enormi. Sfide che richiedevano l'uso di nuovi concetti ingegneristici. Presa in considerazione un'ampia gamma di progetti. I piani finali prevedono un complesso di edifici bassi che circondano torri di 410 metri, le più alte mai costruite. La loro grande altezza è stata resa possibile dall'uso di muri portanti. Gli edifici estremamente alti erano tradizionalmente inefficienti, poiché le enormi quantità di spazio interno erano occupate dai supporti strutturali e dagli ascensori. Le torri del Trade Center avrebbero superato questo problema. Le pareti esterne sono state progettate per sopportare gran parte del peso delle torri e tutti i carichi del vento. Gli unici sostegni interni sarebbero stati costituiti da un nucleo centrale di colonne. Gli ascensori sarebbero stati collocati sui pozzi formati dalle colonne centrali. Per conservare ulteriormente lo spazio, le torri sarebbero organizzate in tre zone servite da ascensori rapidi. All'interno di ogni zona circolerebbero ascensori locali. Queste considerazioni ingegneristiche determinano il disegno di base della torre, con pareti simmetriche a picco che si innalzano senza arretramenti. Il sito scelto per il Trade Center era una vecchia sezione del Lower West Side di Manhattan. L'area ospitava un gran numero di piccole attività commerciali, ma la predominanza di negozi di elettronica la rese nota come Radio Row. Nel 1966 iniziò la demolizione. In totale dovettero essere abbattuti 164 edifici e si dovettero spostare generazioni di linee elettriche, telefoniche, del gas, del vapore e dell'acqua. Il sito era in realtà costituito da una discarica intrisa d'acqua, accumulata nel corso di due secoli da vecchie guerre e detriti. Per sostenere il grande peso delle torri, le fondamenta avrebbero dovuto essere scavate fino a 21 metri di profondità. Ma la rimozione dell'acqua da questa enorme area avrebbe causato un pericoloso abbassamento del livello dell'acqua circostante, minando gli edifici vicini. La soluzione è stata quella di costruire un muro di contenimento sotterraneo in calcestruzzo per circondare il sito. Il muro è stato costruito con il metodo della trincea di fango, utilizzato per la prima volta in questo paese. È stata scavata una trincea fino al sottosuolo ed è stata pompata una spessa fanghiglia di bentonite. La fanghiglia era più densa del fango e della terra circostanti e quindi impediva alle pareti della trincea di crollare. Al completamento di ogni sezione sono state calate nella trincea riempita di fango gabbie e di barre di rinforzo metalliche da 25 tonnellate. Una volta posizionate le gabbie, è stato versato il calcestruzzo. Poiché il calcestruzzo aveva una densità maggiore rispetto al liquame, quest'ultimo veniva spinto fuori dalla trincea e poteva essere utilizzato per la sezione successiva. In questo modo è stato costruito un muro sotterraneo che ha sigillato completamente il sito. È iniziato lo scavo. Man mano che ogni sezione del muro di fango veniva rivelata, gli operai hanno praticato dei fori attraverso il muro e sono stati spinti dei tubi nel sottosuolo sul lato opposto. Attraverso questi fori sono stati poi inseriti dei tiranti d'acciaio che sono stati inseriti nella roccia, rinforzando il muro contro la pressione esterna. Per far posto alle fondamenta del Trade Center è stato necessario rimuovere più di 100.000 metri cubi di terra.
La terra scavata è stata collocata sul fiume Hudson, adiacente al sito, per creare più di 23 acri di nuovo terreno. Terreno che è stato donato alla città di New York. Il sito presentava un'altra grande sfida. I tubi che contenevano le linee ferroviarie pendolari giacevano sottoterra nell'area di scavo. I fragili tubi dovevano essere sostenuti in culle protettive mentre lo scavo proseguiva intorno ad essi. Durante i lavori, i treni del percorso hanno trasportato 130.000 pendolari al giorno. Il servizio non è mai stato interrotto. Sette piani più in basso, la roccia è stata finalmente raggiunta. Le fondazioni per le torri potevano ora essere preparate. Le fondamenta in calcestruzzo vennero formate e gettate nel sottosuolo. Su queste fondamenta vennero posati enormi gruppi di travi d'acciaio, chiamati grigliati. Ogni griglia avrebbe ancorato una delle colonne portanti della torre. Nel frattempo, furono effettuati gli ordini per le 200.000 tonnellate di acciaio necessarie per la costruzione. I singoli pezzi erano prefabbricati e raramente intercambiabili. Inoltre, non ci sarebbe stato spazio per stoccare i materiali in cantiere. Ciò ha creato un enorme problema logistico. Le sezioni di acciaio dovevano arrivare in cantiere nell'ordine esatto e nel momento esatto in cui erano necessarie. Per affrontare questa sfida, gli ingegneri dell'autorità portuale hanno utilizzato un sistema computerizzato, noto come metodo del percorso critico o CPM. Il CPM avrebbe coordinato ogni aspetto della costruzione, tracciato il flusso dei materiali e ridotto al minimo eventuali ritardi. Nell'agosto del 1968 iniziò la costruzione vera e propria dell'acciaio. Per la prima volta negli Stati Uniti furono utilizzate gru a canguro importate dall'Australia. Le gru furono assemblate in cima alle colonne del nucleo. Ognuna poteva sollevare 60 tonnellate alla volta. Esse sarebbero state la forza trainante della costruzione della torre. Le gru hanno la capacità di sollevarsi di 10 metri con un salto. Quando le pareti raggiungevano l'altezza di una gru, questa si sollevava. Una gru vicina faceva oscillare le colonne del nucleo sotto di essa e la costruzione continuava. A 21 metri di altezza, a livello della strada, sono stati posizionati alberi d'acciaio intorno al perimetro delle torri. Questi alberi avrebbero trasferito il carico della parete esterna alle colonne più distanziate, ora ancorate alla roccia. La costruzione delle torri poteva ora procedere con grande rapidità. Sono stati utilizzati tre elementi di base: sezioni alte due o tre piani per il muro portante, travi d'acciaio massicce per le colonne del nucleo e sezioni di solaio per coprire i 18 metri tra nucleo e muro. Grazie alla complessa orchestrazione di questi elementi strutturali, è stato possibile costruire tre piani in 10 giorni.
Per le sue numerose innovazioni ingegneristiche, il Trade Center è stato citato come l'eccezionale risultato ingegneristico del 1971. Poco dopo il completamento strutturale delle torri, vennero terminati gli edifici bassi circostanti. L'ultima aggiunta alla Torre Nord è stata un'antenna televisiva di 110 metri, eretta nel 1978.